Questo programma è offerto da... Mar Blu è Ilio Pesca Prato, il mare sulla tua tavola. Buona giornata a tutti, buongiorno signore e signori. Io e la Natalia stavamo pensando, siccome abbiamo già fatto la ricetta per Natale, stavamo pensando a quella per il cenone, a una ricetta un po' particolare da inserire nel menù di Capodanno, del cenone. E abbiamo pensato di fare un baccalà, che a me ci sta, a me baccalà mi garba, quindi lo fo in tutte le salse. Baccalà con i lupini che sono le vongoline per le piccine, saporite, buone, che volete. Quindi ci occorrono i lupini, che io vedete ho già aperto, ho fatto aprire, messo a bagno con il sale, poi l'ho sciacquato bene, l'ho fatto aprire e l'ho messo da parte. Poi ho preso un bel filetto di baccalà, guardate, un filettino bellino di baccalà. Poi la salamella piccante per dare un tocco un po' più grintoso, perché il baccalà è già saporito di suo. Poi mi serve del burro, del timo, cipolla, aglio e giusto un altro po' di peperoncino, perché la salamella piccante non ci bastava. Procediamo. Prendo intanto la teglia con la carta forno, vado a metterci il baccalà, metto un po' di timo, dei rametti, di timo. Poi dei fiocchettini di burro, un pizzichino di sale e anche un gocciolino di olio. E si va a mettere in forno, Natalia. Guarda, lo faccio andare in forno fino a che non è cotto, lo guardate e eventualmente abbassalo un pochino, perché sennò è troppo alto, così su 200, sui 200, e tenetelo sotto controllo. Procediamo allora al fondo, via, quello che andrà a completare, accompagnare il baccalà. Si mette uno spicchio d'aglio, si prende la cipolla, si può usare anche lo scalogno, ritornare a dire, però la cipolla è più saporita, il baccalà è già saporito di suo, è molto, cioè è grintoso come pesce, allora non gli si mette un po' di cipolla. Così, mettiamolo, ecco qua, un pochino, tritatina, io ricordatevi sempre, nei piatti molto saporiti, ma anche quelli più delicati, io un po' di burro anche nel pesce
ce lo metto, non ci sta male, eh. Mi serve il mestolino, non ci sta male, ve lo dico. Quindi si fa sciogliere. Aspetta, prendo un altro capellino di burro. Opla. Ecco qua. Ecco qui. Fa andare un capellino, un po' di brodo. Non vi ho detto, ci vuole il brodo di crostacei, è sempre sto brodo di crostacei che... E ora mi è preso la fissa con quello, Delle volte il brodo di pesce, delle volte la bisque, ora il brodo di crostacei. Ci vuole pazienza, ogni tanto mi piglia filoni a questa maniera. Allora, tolgo l'aglio che ha preso sapore e ci vado a mettere la salamella piccante e un rinforzino di peperoncino. Un pochino, perché questo picca molto, vero Natalia? Te ne sa qualcosa? Sì. Questo qui, diamo un pochino. Schiacciavo quello lì. Ecco qua. Oh, che è successo? Ah, va bene. Mi guarda a che punto è il baccalà, perché sennò devo stoppare qui, Allora, ricapitoliamo. Ho messo la cipolla tritata fine, un pochino d'olio, l'ho fatta andare, poi ci ho aggiunto l'aglio, il brodo di crostacei, l'ho fatta andare, e poi ci ho messo la salamella piccante. E per rinforzare un po' di peperoncino piccante. Un po' di peperoncino piccante. E qui. Ecco qua, vedete? Vedete come è? E questo brodino ha preso corpo. Venuto molto colorato, molto saporito, fammelo assaggiare, perché io lo dico, però devo vedere. Speciale Natalia mia per nulla, senti com'è con il brodo. Ti pensavi che venisse così? Lo so. Ma con me, bambine, io non c'ho fiducia a nessuno. Tutti pensano e che poi fanno la mamma buona, pensano che io a regola a vedermi così un do fiducia. Provare per credere. Vai, ci si mette ora un po' di lupini. La quina dei lupini, mi triti un po' di prezzemolo, Natalia? Ma a te che mi leggi nel pensiero? Io non lo so mica, sta ragazza, oh! Lei mi legge nel pensiero! Ecco qua, prezzemolo! I baccalà, ci siamo? Prontissimissimissimissimissimi, vai, e siamo pronti. Questo è pronto, si prende il piatto, ci si mette i lupini qui.
Questo piatto, giusto, l'ho pensato, per, ve l'ho detto, per le feste di per il veglione, per Capodanno. Un piatto che fa giustizia, per finirlo e iniziarlo in bellezza. Naturalmente non ve lo dico, sono andata a prendere il pesce, voi sapete dove. Sono andata dall'Ilio Pesca. Non ve lo dico, guardate. Il baccalà si adagia sopra, si versa il brodino sopra, così. Ops! Un po' di questo si pulisce. Che bello! Che bello! E naturalmente immancabili le nostre briciole croccanti. Eccolo qua, grintoso, di carattere, frizzante e saporitissimo, il pesce dell'Ilio Pesca. Come si potrebbe finire l'anno migliore di così e di riniziarlo ancora meglio? Auguri, buona fine, buon principio, però domani vi rivoglio tutti qui, Ciao, auguri, Natalia, buon anno! Buon anno! Ciao! Però è bello, questo piatto, guardate che è. Per me, cioè, te, Natalia, il baccalà con questo sughino con i lupini è tutto. Ha un sapore, cioè è fuori del normale, cioè, dicano a Prato, lo sanno, mi dicano? Da capate nel muro! Questo programma è stato offerto da... Mar Blu è Ilio Pesca Prato. Il mare sulla tua tavola.